Lezione di vela questa mattina per i 15 migranti che prenderanno parte alle regate della terza edizione di Licata tra Vela e Sapori. I giovani ospiti nelle strutture di accoglienza hanno avuto la possibilità di apprendere i primi rudimenti per poter far parte di un equipaggio. L'iniziativa rientra nel progetto Integrazione, leitmotiv di questa edizione. E oggi i ragazzi hanno iniziato questo corso, è un piccolo corso teorico che facciamo nella sala del Yachting Club Marina di Cala del Sole, messo a disposizione della Marina, che ringraziamo naturalmente, e adesso si sposteranno in barca per iniziare a conoscere un pochettino le posizioni in barca, gli spostamenti che dovranno fare poi durante la regata. I ragazzi sono entusiasti, insomma, penso che è un'occasione che a loro non capiterà spesso e quindi vedo che sono molto, molto contenti. L'assessore Licata D'Andrea ha poi parlato dell'avvio ormai imminente di Licata tra Vela e Sapori con la manifestazione che aprirà i battenti domani e durerà fino a domenica. L'idea dell'amministrazione quando pensa di organizzare un evento di questo tipo è quello di dare una ricaduta sul territorio, non ci sono altri, diciamo, altri scopi. Quindi ci siamo prefissi di, con un impegno, diciamo, minimo da parte del comune, veramente pochi spiccioli, sono 1.913,18 euro, quindi con questa piccola somma messa a disposizione del comune e poi con l'aiuto dei tanti amici sponsor, che è appunto nell'ottica di questa integrazione, partenariato integrato, diciamo, tra pubblico e privato, costruiscono qualcosa che poi sia un evento oppure può essere qualche altra iniziativa che abbia una ricaduta sul territorio. Ci aspettiamo che questo evento intanto dia la possibilità a Licata di farsi conoscere all'esterno e ci saranno migliaia di persone che arriveranno da fuori, perché già sugli velisti sono circa 200-250 più tutti gli accompagnatori, e poi lasciare sul territorio alle nostre attività 200-250 mila euro. Voi pensate che solo il torneo delle province ne lascia circa 35-40 mila, solo la parte iniziale, diciamo, del budget per Vela e Sapori sono circa 35 mila, quindi già siamo a 70-75 mila. Pensate che anche a contare 3-4 mila persone che girano nei 3 giorni a spendere 10 euro ciascuno, facciamoci i conti, sono, diciamo, qualche centinaia di migliaia di euro. Penso che non sia poco dare un po' di linfa ai nostri commercianti, ai nostri ristoranti, ai nostri alberghi, ai nostri B&B, poi alle attività che ci sono nel nostro centro storico, nella nostra città, in un momento dove l'estate già è considerata finita, quindi è un tentativo di destagionalizzare. Io spero che ci riusciamo, il tempo per fortuna sta migliorando e ci sta aiutando, ma lo scopo è solo quello, quindi quando sento dire che facciamo gli eventi, abbiamo altri problemi, certo gli problemi li abbiamo, però non stiamo spendendo nulla, stiamo lasciando 200-250 mila euro, io non vedo che cosa ci può essere di meglio, di organizzabile in questo momento per dare una ricaduta sul territorio in termini di benefici economici. Naturalmente ci sono tante altre cose da fare, ma questa è una cosa in più che viene fatta e spero che anche faccia conoscere Licata, sicuramente sarà apprezzata e conosciuta nel nostro territorio siciliano, perché in questo momento siamo anonimi purtroppo a livello, diciamo, appunto, turistico, e quindi questo è il nostro obiettivo.